io ti vedo. Perché io so che tu sei il Cristo, che tu sei figlio di Dio, colui che è venuto sulla terra a portarci la vita. Dove l'avete sepolto? Vieni, vedrai. Sono i puri di cuore, perché sarà chiamato figlio del Signore. Beato colui che è perseguitato perché cerca la giustizia, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. Il mio traditore è qui a tavola con me. Ma non può essere. Il figlio dell'uomo deve morire come è decretato, ma guai a quell'uomo da quale è tradito. Ma non è vero. Signore, chi è? Colui al quale darò questo pezzo di pane mi tradirà. Quello che devi fare, fallo presto. Cosa ti ha detto? Ma... Se tu non hai il coraggio, Gesù, l'avrò io. Pietro. Siete riusciti a vegliare un'ora sola con me, come vi avevo chiesto. Tu sai, Gesù di Nazareth, che è l'imperatore di Roma a decidere chi deve essere il re dei giudei? E che proclamarsi re dei giudei è contro la volontà di Cesare? Molte vite sono in pericolo, gli ostaggi sono ancora in prigione, ma presto darò l'ordine di liberarli. Se verrà ristabilita la pace in questa città, come Roma pretende da tutti voi. Ed è per mantenere questa pace che due banditi che hanno commesso dei gravi reati contro la nostra sicurezza verranno crocifissi oggi stesso. Si chiamano Disma e Cesta. Un brigante colpevole di molti crimini. E questo è Gesù. Io non trovo in lui nessuna colpa, ma ricordatevi che la vita di molti dipende dalla sua. Gli ostaggi! Parlo degli ostaggi! Dobbiamo scegliere Barabba! Cosa sta succedendo? Non facciamo nulla! Aspettate! Popolo di Gerusalemme, chi dei due volete che io liberi? Barabba o Gesù? Barabba! Il ricordo della giustizia romana, così forse si sveglierà.
devo piangere. Un pianto lungo, dolce, liberatorio. Erano le lacrime che non avevo potuto versare prima, per non aggiungere dolore al dolore di mio figlio. Le madri. L'ultima immagine, il dolce ricordo di un viso di luce e un sorriso d'amore.